amici del metropolitano.it, siamo oggi in compagnia di Fabio Mollo, un talento calabrese, un giovane regista calabrese, attualmente appunto in città, sta seguendo il progetto che in questi giorni vede protagonisti, quelle che sono le carceri italiane di Locri, di Reggio e di Palmi, per la programmazione del film Cesare deve morire. Ciao Fabio, come stai? Ciao, bene, te? Tutto a posto, grazie. Hai seguito in questi giorni il tour che si sta appunto sviluppando nell'area regina, della provincia regina, con la proiezione del film, appunto di questo film molto particolare perché interessa protagonisti, detenuti ed ex detenuti, e vuole lanciare un messaggio per appunto tutta la popolazione detenuta, ma anche per la società civile che dall'esterno non conosce quella che è la realtà carceraria. Le impressioni che hai avuto in questi giorni nel seguire un po' tutto l'entourage, la troupe, gli attori, e appunto è anche la realtà carceraria che anche nel tuo piccolo hai vissuto, recandoti appunto all'interno degli istituti penitenziari. Ce la puoi raccontare? Certo, devo dire che è da qualche anno ormai che ci sono delle iniziative, soprattutto a Reggio, sulla provincia di Reggio, all'interno delle carceri, e questa principalmente ideate da Michele Geria, che insomma con la Film Commission Calabria da qualche anno ormai appunto organizza delle proiezioni di cinema anche durante il Festival di Reggio all'interno delle mura del carcere. Quindi è da un po' che seguivo, diciamo, tutte queste attività. Devo dire che quella di quest'ultima attività è stata sicuramente molto molto importante. E io l'ho seguita da fuori nei primi giorni e oggi invece sono stato al carcere qui a Reggio per vedere la proiezione del film Cesare deve morire, che come dicevi tu è un film che insomma ha fatto e farà storia all'interno del cinema italiano, perché è il primo tentativo così coraggioso che smuove gli animi di chi sta dentro e chi sta fuori del carcere. È un film che poi appunto ha ottenuto i riconoscimenti che ha riconosciuto e che quindi insomma è un pezzo ormai di storia. Devo dire, le impressioni sono state principalmente emotive, le emozioni sono state molto forti, è stata un'esperienza che mi ha segnato e che credo mi segnerà a lungo, sia entrare che vedere, seguire il progetto con tutti quanti, sia appunto i detenuti che i non detenuti, la cosa bella mi ha colpito tutte quelle persone che lavorano all'interno del carcere, con progetti di reinserimento, con progetti di diciamo sociali, e quello, conoscere loro, è stata anche una bellissima esperienza. Certo, anche perché questo progetto non è costituito soltanto dalla programmazione del film Cesare deve morire in questo caso Calabria, nelle tre carceri calabresi, ma sappiamo noi che appunto la provincia di Reggio Calabria si sta muovendo anche in questo senso, nel senso che vuole diciamo così, interessare anche i detenuti della città di Reggio in un cortometraggio per far conoscere a quella che è la realtà sociale, quindi a noi cittadini che fortunatamente possiamo godere della libertà personale, di quella che è la realtà carceraria. Tu sarai uno dei protagonisti, appunto lo sceneggiatore in particolare appunto di questo progetto che inizierà a breve. Ci puoi dare qualche informazione di questo tipo? Assolutamente, appunto è stato proposto di collaborare alla scrittura di questa storia, che è nata da un incontro, nel senso che ho incontrato due detenuti e le mogli di questi due detenuti, e la loro storia è diventata la storia del cortometraggio, nel senso che io mi sono limitato, la storia è loro, io mi sono limitato semplicemente a trascriverla. È una storia che parte da loro, di cui io li ringrazio, perché è stata una storia importante principalmente soprattutto per il messaggio che hanno voluto lanciare. E niente, è iniziata da lì e vedrà le riprese nelle prossime settimane a Reggio, dentro il carcere, che è già questo un grandissimo risultato. E mi dispiace non poterla girare, però sono contento, lo girerà un altro regista calabrese bravissimo, e sono contento, lo reciteranno molti attori calabresi, sono contento che questo progetto riesca a portare all'attenzione magari nazionale e il nostro carcere, dopo Rebibbia, dopo gli altri carceri che sono stati protagonisti fino ad oggi, che anche il nostro, la nostra realtà
abbia insomma il suo spazio e soprattutto la voce e voglia di raccontare quella che è la nostra realtà. Anche perché appunto sarà girato all'interno delle carceri con attori che saranno anche detenuti, attuali detenuti, e quindi ciò dimostra anche, credo, la volontà delle istituzioni di lanciare un messaggio all'esterno delle mura carcerarie, appunto con la disponibilità nel appunto dare a disposizione i locali del carcere, e non solo, anche le persone appunto che stanno dentro del carcere a scontare la loro pena avranno la possibilità di riscatto, un riscatto istituzionalizzato potremmo dire, proprio perché appunto col favore delle istituzioni carcerarie. Assolutamente sì, e il progetto si fa per loro, quindi insomma l'importante appunto, io quello che ho detto oggi all'incontro è stato, ho parlato di nuovo con i detenuti che avevo incontrato e gli ho detto questo è un progetto tutto vostro, è un'opportunità vostra, sfruttateci come strumenti per raccontare quello che volete raccontare, quello che volete far arrivare fuori, usateci. E insomma spero che funzioni in questo modo. Certo. E da sceneggiatore, per quanto riguarda appunto questo progetto, passi poi nel tuo ruolo che è appunto quello principale, quello preponderante, che è di regista per un altro film che girerei a breve, ce ne vuoi parlare brevemente? Sì, sarà il mio primo film per il cinema, si intitola Il Sud è Niente. Iniziamo le riprese tra 3 settimane qui a Reggio, interamente girato a Reggio. Avrà come protagonisti Vinicio Marchioni, ovvero il Freddo di Romanzo Criminale praticamente, e Valentina Lodovini. E la protagonista assoluta invece è una ragazza di Reggio, non professionista, non ha mai recitato fino ad oggi, una ragazza insomma del Vera, che porterà verità alla storia. Ed è un film appunto che andrà al cinema, che gireremo qui interamente a Reggio con una troupe molto giovane, siamo tutti under 40, siamo un po' diciamo alla riscossa del cinema italiano, e molta della troupe anche saranno attori, saranno tecnici calabresi, molti altri attori del calabresi reggini, molti altri attori saranno attori reggini, insomma sarà una bellissima avventura che speriamo di vincere. Quindi la Calabria si mette alla prova, diciamo, in questo film, e ce la mette tutta per ottenere un buon risultato e un bel prodotto. Assolutamente sì, per me era importante il momento in cui facevo la mia opera prima, quella di tornare nella mia città e raccontarla. E il titolo un po' è una provocazione rispetto al modo in cui è stata vista la nostra terra per tanti anni, insomma come se fosse niente, come se non valesse niente, e invece insomma c'è una rabbia rispetto a questa causa, una voglia di riscatto e di cambiamento. Va bene. Grazie Fabio di essere stato nostro ospite, ti facciamo tanto in bocca al lupo e a presto. Ciao. Grazie a te.